Hans, ma che bello vederci di nuovo! Faccio questo breve video per ringraziarvi innanzitutto per essere venuti a salutarmi o anche solo per avermi ascoltata al Torino Comics. Lo so, ci sono stati qualche piccolo problema di audio, qualche piccola postilla, lo so, penso di essere diventata sorda in realtà da quando sono qua a Disneyland Paris. Comunque vabbè, grazie comunque per aver cantato con me e per avermi ascoltato, per avermi salutata, avermi chiesto foto, eccetera eccetera. Grazie, vi ringrazio tantissimo, siete troppo pucci! Questo vlog si intitola Torno in Italia, ma non temete, non torno veramente in Italia, cioè vita natural durante, torno soltanto per degli avvenimenti e per delle fiere molto importanti nella penisola della pizza, mandolino, mafia e Berlusconi. La prima data ufficiale in cui potrete trovarmi in Italia è il 4 giugno, sabato 4 giugno a Torino, in Lungodora Colletta, per il Festival Matsuri, che è un festival giapponese molto molto interessante che consiglio di vedere e di vivere a tutti, appunto, i torinesi, ma anche, perché no, a tutti gli italiani del nord Italia, ecco, perché appunto ci sono tantissime attività a sfondo giapponese, giustamente, come per esempio la cerimonia del tè, un sacco di cose. E poi la sera sono stata appunto invitata da Massimo Barbera, che saluto. Ciao Maxi, Torino Comics, mille più colori, che va. Per cantare appunto, per fare un piccolo concertino di canzoni giapponesi. Non lo so se riuscirò a cantarle tutte in giapponese, non ho moltissimo tempo per impararle, però vi prego, consigliatemi qualcosa. Canzoni giapponesi, anche soltanto da cantare in italiano, che ne so, tipo Sailor Moon, queste cose qua. Consigliatemi qua sotto, oppure sulla pagina di Facebook, mi raccomando, tenete sempre d'occhio la pagina di Facebook, perché appunto magari annuncerò qualche altro avvenimento che non avrò tempo di annunciare su YouTube. Quindi, please, iscrivetevi soprattutto alla pagina di Facebook, oppure richiedetemi l'amicizia sul mio profilo privato, che è sempre Keiko Sayuri, non cambia mai. La seconda data è una data francese, che alletta molti italiani, perché si tratta della Japan Expo di Parigi. Wow, 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 wow! Purtroppo per motivi di lavoro sarò presente soltanto giovedì 7 luglio, tutta la giornata, e quindi se qualcuno di voi ha intenzione così di esserci, me lo faccio sapere, magari ci troviamo tra italiani, prepariamo una pizza in allegria, che bello. Sarò poi presente di nuovo in terra nostrana per il Rimini Comics. Adesso non so precisamente se riuscirò a fare solo una giornata, pensavo al sabato 16 luglio, oppure due, tre giornate, adesso vediamo, appunto seguitemi su Facebook, di sicuro mi troverete il 16 luglio, sabato, non so ancora con che cosplay, anche lì. Mi affido a voi in realtà, cioè voi consigliatemi cose, io poi le valuterò, ma punto molto sul vostro consiglio, perché non ho neanche il tempo di pensare in realtà, sono un po' tocca. E dopo luglio facciamo un salto enorme fino alla fiera delle fiere, perché sono molto felice di annunciarvi che sarò presente tutti i giorni del Luca Comics and Games. Hey, Luca Comics and Games, hey, c'è Keiko cosplay a Luca Comics and Games. Non vedo l'ora, e pensavo di portare un cosplay nuovo, non so ancora quale, non so ancora perché, e non so neanche dove reperire i materiali qui a Parigi che non mi costino un rene, ma sarà bellissimo rivedervi tutti e sarà bellissimo soprattutto mangiare la fiorentina. L'ho detto, eh sì, perché io sarò una settimana intera a Viareggio, credo, e andrò anche a Firenze, devo vedere Firenze. Parlami di Firenze e della fiorentina. Che buona la fiorentina. Bene, queste sono le quattro mega date in cui potrete trovarmi e in cui potremo conoscerci. Se nel frattempo uscirà qualche altra vacanzina, perché no? Contavo già il Torino Comics del prossimo anno, vabbè, e magari anche il Comic Con questa volta, perché no? Bene, prima di salutarci devo rispondere a una domanda che Sara, ciao Sara, mi fa su Facebook e mi dice che il 6, spero di maggio, perché di giugno non ci sarò, verrai a Disneyland Paris come prima tappa del tuo viaggio di nozze. Ma che bello, sono troppo felice, congratulations! E mi chiedi se c'è il mondo, sì, perché no? C'è sempre il mondo a Disneyland Paris, perché dovete sapere che i francesi
fanno 6 settimane di scuola e 2 di vacanza, così, perché poi sono stanchi, quindi devono riprendersi. Oltretutto si sta cominciando ad andare verso l'alta stagione, la bella stagione, quindi sì, troverai un po' di gente. Dipende poi se verrai nel weekend, eccetera, non ho controllato il 6 che giorno è. Metto qui magari il video del posto dove lavoro, così potrai venire a trovarmi se ti va. Allora, vi do appuntamento alla prossima cover, che arriverà presto. Vi chiedo scusa, sono stata piena di robe da fare e non ho potuto più cantare, che triste. Prometto che sto recuperando. Ma certo, giocando a Life is Strange, per esempio. Consigliatemi anche dei bei videogiochi da giocare. Non mi piacciono quelli che fanno paura, Call of Duty faccio schifo e quelli in prima persona mi fanno venire mal di testa, però qualche gioco tipo appunto Life is Strange o Tekken, aspetto con ansia Tekken 7, oh che cosa bella! E quindi consigliatemi qualche videogioco anche, se vi va, se volete. Grazie! E noi ci vediamo presto in Italia, yeah!